giornata a tutti. Allora, attenzione, perché queste sono delle giornate particolari. Inizio con il segno dell'acquario. Ho spiegato, due stelle, che queste sono delle giornate in cui alcune prove vanno superate, alcuni esami vanno affrontati con coraggio, e queste giornate in particolari, soprattutto da domani, portano un confronto che potrebbe riguardare anche l'amore. Oggi c'è un po' di nervosismo nell'aria, però potrebbe essere anche una agitazione positiva, soprattutto se ci sono delle attese molto particolari. Comunque, entro la fine di questa settimana si avranno delle novità. Quello che non è arrivato oggi può arrivare tra venerdì e domenica. Potrebbe esserci anche un ripensamento. Spingete l'amore, o acquario che mi ascoltate, perché da domani Venere inizia un transito veramente molto intrigante. Marte è già lì, quindi chi ha una storia la potenzia, e chi non ce l'ha la cerca. Il leone. Avere questa luna dissonante, un po' come capita al segno dell'acquario, significa vivere la giornata con un po' di ansia. Però un conto è la giornata, un conto è il mese e un conto è il periodo generale. Sapete che il primo semestre di questo 2024 vi spinge a fare delle richieste, ma soprattutto a valutare se sia il caso di continuare certi percorsi oppure bloccarvi, fermarvi. Prima di dare risposte avventate, dettate dall'impulsività, io vi consiglierei di aspettare almeno un paio di settimane. Certo che le relazioni che sono state messe alla prova nel corso delle ultime settimane, da domani saranno ancora più nervosette, quindi chi ha due storie in ballo, chi non è convinto di ciò che fa, dovrebbe fermarsi un attimo e meditare. Scorpione, tre stelle. Sapete che questa è una settimana particolare, perché alcuni pianeti si concentrano in un punto del cielo che per voi rappresenta la casa, la famiglia, in qualche caso anche le proprietà, le spese impreviste. Quindi c'è da mettere a posto, da mettere una toppa sulle questioni di carattere pratico. E io non vorrei che, a furia di tornare a casa nervosi o magari di essere un po' troppo impulsivi, si arrivasse a vivere anche le questioni d'amore con troppo disagio. Quindi questa seconda parte di febbraio non è che spinge tutti i nati Scorpione a diventare polemici, però potrebbe generare in qualche coppia già minata dal tempo una sorta di incomprensione, di lontananza fisica o psicologica. Il segno zodiacale della Bilancia. Allora, vi dico sempre che questo è un cielo di recupero, da domani avremo una Venere importante. Allora, siccome abbiamo avuto troppi pianeti contro agli inizi di febbraio, adesso aspettatevi un momento di sussulto, cioè un giorno su e un giorno giù, perché prima che ritroviate una buona lena, un buon equilibrio, ci vorrà qualche ora almeno. Comunque, voi fate quello che volete, anche perché io vi dico sempre che l'astrologia non determina nulla, siamo noi artefici del nostro destino. Semmai ci può aiutare a capire quando è il momento giusto per partecipare all'amore, per vivere una novità di lavoro. Io vi dico, seconda parte di febbraio, veramente importante. Quindi chi era in attesa di un recupero avrà qualcosa di più. Chi vuole fin da adesso parlare di lavoro, magari si mette per tempo in linea, visto che da giugno avremo delle grandi stelle, ecco, avrà delle soddisfazioni. Fate delle richieste, ancora di più dalla prossima settimana. Aumentiamo le stelline, perché il 4 stelle le merita il Sagittario, che ha iniziato questa settimana in maniera un po' troppo confusa, un po' troppo polemica, forse anche svogliata. Bisogna stare attenti quando il Sagittario è svogliato, perché rischia di diventare un peso per se stesso e forse anche una preoccupazione per gli altri. Alcuni sono giustificati, perché devo dire che nel corso degli ultimi giorni ci sono stati anche dei problemi fisici. C'è chi dall'oggi al domani ha dovuto affrontare un calo di forma o un piccolo fastidio. Però bisogna essere ottimisti. Poi, se non siete ottimisti voi, chi è ottimista? Cercate di dare spazio ai sentimenti. Se c'è qualche baruffa in famiglia, risolvete tutto entro oggi. Cari Capricorno, con questo cielo potete dire ciò che volete, perché è un oroscopo giusto, è un oroscopo importante, siete molto saggi, siete più forti rispetto al passato. E allora, avete deciso cosa fare in amore? Perché se già c'è una passione, la confermerete. E io continuo sempre a pensare che il Capricorno, che solitamente non torna mai sui propri passi, potrebbe anche ripensarci se alla fine dell'anno scorso ha detto stop ad una passione. Non c'è nulla di male ad ammettere i propri errori, anzi, secondo me le persone più simpatiche
di cui ci si innamora più facilmente sono proprio quelle che ogni tanto dicono ho sbagliato, perché sono più umane, perché sono più tenere. Mostrate tenerezza anche agli altri. Il segno zodiacale dei pesci, c'è questo momento di forza che potrebbe essere valido anche per le trattative che o sono in corso o sono da stimolare. C'è un grande cielo in vista anche della fine del mese, perché non ci dimentichiamo che tra pochi giorni il sole entrerà nel vostro spazio zodiacale. Quindi dovete veramente mettere il massimo in ogni vostra azione e soprattutto recuperare i sentimenti perduti. Non dico quelli che sono finiti da tempo, io ho conosciuto persone dei pesci che ancora rimpiangono amori finiti 2-3 anni fa, basta. Non è che avete paura di rimettervi in gioco? Allora, se non siete tra questi pesciolini smarriti, ricordatevi che bisogna anche fare un passo avanti verso le relazioni, frequentare gente, fare degli incontri. Allora, adesso io ve la dico in maniera bonaria questa cosa. Poi però, quando anche Venere sarà nel segno, insisterò, perché marzo potrebbe essere il mese della svolta, ma dovete volerlo voi. Andiamo al segno zodiacale del Cancro. Ci sono delle opportunità in più. Questo cielo vi permette anche di risolvere una piccola svista che involontariamente avete affrontato, vissuto agli inizi di questo mese di febbraio. Non vi dimenticate che l'amore è con voi, dal 19 avremo anche una soluzione per quanto riguarda controversie legali, personali, di casa. E insomma, liberatevi di un peso e soprattutto cercate di stare meglio, ecco, perché forse siete stati tra coloro, assieme all'Ariete anche e alla Bilancia, che hanno iniziato questo mese di febbraio con qualche acciacchetto o all'improvviso avete dovuto affrontare un problema personale. Andiamo al segno zodiacale del Toro, 5 stelle. Questo cielo vi aiuta nel fine settimana anche a ritrovare un po' di tranquillità. Ogni tanto avreste bisogno di qualcosa che vi spiazzi. Voi siete molto fedeli a voi stessi, stabili, non amate i grandi cambiamenti, però vorreste avere attorno qualcuno che vi stupisca con effetti speciali. Speriamo che questo capiti. Ariete, la determinazione è tutto nella vostra vita, potete ritrovarla. Avevate smarrito la meta agli inizi del mese oppure eravate un po' in pensiero, come chi deve affrontare un esame, no? Sembra che non ricordi più nulla. E invece adesso voi vi ricordate tranquillamente di chi sono i vostri amici e i vostri nemici, di quello che dovete fare o non fare. Vergine, cielo ancora molto potente per voi, stelle importanti per quanto riguarda i riscontri e gli incontri. Riposate la mente, cercate di rilassarvi un pochino. Gemelli, penso proprio che tra oggi e venerdì farete qualcosa di bello. Vi mostrerete agli altri in maniera molto positiva e questo è un buon oroscopo soprattutto per chi deve riprendersi da un momento difficile che riguarda l'amore. Molti vi osserveranno, molti vi premieranno. Vi abbraccio, alla prossima!